Alice, logicamente sceneggiatrice, regista alla prima è l'opera prima come cinema, insomma ci hai regalato documentari e altri lavori, ma Dario Viganò, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della rivista del Cinematografo. Benvenuto. Io non avevo visto il film, avevo soltanto letto molte cose, a parte l'emozione anche di Alice di essere qua, perché ce lo dicevamo all'inizio, questo è il suo cinema, lei ha fatto il liceo classico qua, per cui anche l'emozione di avere un pubblico, no? di persone che conosci, no? Più che a Cannes? È diverso. Però sì. Cannes poi non li vedo mai più, quindi posso dire, vabbè, questi invece lì, questi poi li devo incontrare, li rincontri. Hai raccontato talmente tanto in questo film che forse questa intervista, non so, è superflua. Io poi lascerò davvero il microfono a Dario Viganò, che il cinema lo conosce, lo frequenta, lo mastica, insomma, nel senso che è il suo territorio. È vero comunque che non è un film sulla religione, come hai detto nelle interviste, non è un film sulla Chiesa. Il cinema è sempre un racconto, no? Il cinema è racconto, tu ci racconti una storia. La storia di una straniera, la storia di una persona che va ad imparare un'altra vita, che va ad imparare un'altra lingua. È così? Perché questa storia? Da dove l'hai pescata? Perché proprio dalla Svizzera alla Calabria? Perché proprio una bambina straniera? E perché proprio alle prese con la cresima? Non volevo fare una cosa autobiografica. No, vabbè, il film è nato da una ricerca quasi documentaria che ho fatto sul territorio, molto lunga, e che è andato per cerchi concentrici, diciamo, questa ricerca. All'inizio era su che cosa resta della comunità, cioè la domanda era proprio, ero per fortuna a Reggio Calabria, una città che amo molto, e quindi la riflessione su i luoghi della comunità e quindi poi alla fine sulla parrocchia, perché comunque riveste un ruolo fondamentale dove non c'è nient'altro, soprattutto dove non c'è lo Stato, possiamo dire. E quindi è stato abbastanza poi obbligato a cercare là dentro, non è che c'erano altri luoghi veramente d'incontro. Il film è nato da una domanda, cioè Carlo Crestodina, che è il produttore, mi ha chiesto di scrivere, aveva visto dei documentari che avevo fatto e ho detto devi scrivere, però non partiamo da una storia, non partiamo da dei personaggi, partiamo proprio da un'indagine, da una ricerca su qualcosa che ti interessa. Quindi quasi come documentarista sei stata contattata. Poi chiaramente è tutto poi dopo filtrato dallo sguardo e riscritto, quindi non è assolutamente un documentario. No, è assolutamente, è cinema, Viganò, no? Questo no, è cinema. Cioè, più che altro nel senso che completamente non ha nessuna... Non vuole essere un racconto documentario di una realtà, ma proprio un racconto di un'esperienza. Eh sì, c'è il tema del ritorno, il tema dell'adolescenza, il tema della crescita, della scoperta. Sì, anche questa cosa, mentre studiavo per il catechismo, perché io comunque non avendolo fatto, mi sono accorta che la cresima, cioè io mi ricordavo una cosa che l'avevano fatta i miei compagni, però è la conferma definitiva delle scelte cristiane, cioè una cosa pazzesca. Anche io non me la ricordavo. Non mi ricordavo che era una cosa così importante. Allora dico, cioè è bello se lei con questa età si confronta, l'età è venuta proprio perché penso che è molto bello raccontare i momenti in cui uno deve prendere una posizione, no? E quello è un momento che devi prendere una posizione. Viganò, questo festival che ci ospita, Arte e Fede, dicevamo prima con Alice, due parole che hanno tanta responsabilità, due parole importanti, no? L'arte e la fede. Il tema di questo festival è fame e sete di infinito. Questo film ha un senso di infinito, la comunica questa fame e questa sete, secondo lei? Lei come lo giudica, come l'ha vista? È la seconda volta che lei vede questo film. Ma a me pare che, lo dicevo da lì, c'è un film dove c'è una grande cifra autoriale, quindi c'è una grande passione, e tutti i film fortemente autoriali sono dei racconti che chiedono di essere squarciati, no? Poiché è un film, è un gioco di sguardo,
lo spettatore deve appunto fare un gioco di sguardo anche lui rispetto a ciò che vede inizialmente. È per questo che ritengo che questo racconto, questo film, sia decisamente un film dello spirito, nel senso che non consuma l'immagine tutta in se stessa, ma rimanda. E rimandare, l'evocare, aprire mondi possibili, è appunto il gioco dello spirito. Il gioco dello spirito è quello in cui si dice, che emerge molto bene nel film, quando si dice, si parla dell'immaginazione. Del resto, una delle pratiche tradizionali per la Chiesa che ci hanno insegnato i padri della Chiesa, oppure anche grandi uomini di Chiesa come Martini, il Cardinal Martini, è appunto la Lectio Divina, cioè la preghiera sul testo. Un modo per entrare nel testo è appunto immaginare il luogo fisico, i personaggi, i movimenti. Quindi credo che davvero sia un film che ci rimanda ad una responsabilità di sguardo molto importante. E poi per il modo con cui è costruito questo film lo ritengo particolarmente spirituale. È un film, per esempio, c'è un protagonista del film che sono gli spazi, questi i cavalcavia dell'anonimato su cui sfrecciano macchine, ciascuna alla ricerca di un posto che noi non vediamo. Oppure i luoghi appunto della marginalità di ragazzi che si trovano tra di loro, i luoghi appunto di queste scale riprese dall'alto, quasi a indicare quell'abisso infernale nel quale Don Mario in qualche modo si è iniziato. Quindi diciamo, gli spazi dicono molto, ecco, sono un protagonista molto importante. E anche questo credo che sia davvero un aspetto su cui riflettere molto in un contesto anche socioculturale come il nostro, in cui lo spazio ha perso ogni forma di identità. C'è una afasia dei luoghi, no? Per cui ogni luogo è identico ad un altro e insieme non c'è una differenza tra la hall di un ospedale piuttosto che un aeroporto, no? La differenza la fanno gli affetti, i sentimenti delle persone che ci vivono. Questo credo che sia un aspetto molto importante. Anche la parrocchia in fondo è interessante, perché il film si conclude con una chiesa in cui non c'è il crocifisso sperato e neppure quello orribile al neon che c'era prima. Questo è interessante, perché in fondo sembra quasi che si riparte proprio dal punto più basso, ed è talmente basso che non può che riprendere da lì la storia. Quindi in fondo la conclusione la vedo come un grande sguardo positivo di speranza, insomma, no? Il grande assente che è Gesù in questa storia, perché è un Gesù che quasi non vuole giungere in quella chiesa, no? Stava bene nella chiesa della solitudine, del prete anziano, delle biografie tormentate, martoriate. A un certo punto è cullato dal mare, dopo la carezza e il prendersi cura da parte di Marta del suo corpo, anche questo è un rimando molto importante, molto evangelico. Nei Vangeli sono le donne che si prendono cura del corpo di Gesù, lo accarezzano, lo baciano, gli lavano i piedi con le lacrime, lo ungono. Quindi il corpo di Gesù è anzitutto il luogo della cura del femminile. Anche questo è straordinario, no? E questa chiesa appunto in cui questo Gesù sembra non voler arrivare, una chiesa fatta di organizzazione, una chiesa che cerca una centralità nell'aspetto carismatico più che istituzionale, cioè in fondo bisogna fare qualcosa di speciale, appunto si dicono le grandi feste, ma insomma le grandi feste, e quindi mi pare per questo molto spirituale, ma dirò qualcosa magari dopo anche sul finale. No, vabbè, la cosa che posso dire io è che forse di tante cose non ero molto consapevole, però questa rabbia che mi era venuta, rabbia ma anche tanta tenerezza, un gran pentolone di rabbia e tenerezza, dà un luogo dell'educazione, perché comunque stiamo parlando di un luogo dell'educazione. Infatti io penso che è un discorso che si può riportare tanto anche alla scuola e poi anche alla politica, cioè vengono, tutto viene indicato come lontano, irraggiungibile, qualcosa con cui tu non puoi mai stabilire appunto una relazione, ma che puoi soltanto ammirare da lontano. Per questo poi il titolo è Corpo Celeste, in omaggio all'Ortese, Anna Maria Ortese, sì. Proprio perché Corpo Celeste nel libro è il corpo nello spazio, lontano. Invece la cosa del prete anziano era
trovare qualcuno che gli dice ma guarda che il corpo celeste è il pianeta, è qui, lui ha dei sentimenti molto simili ai tuoi, non è che si tratta di raggiungere la perfezione, si tratta di stabilire appunto un legame. Anzi, sì, di avvicinarlo in qualche maniera. Io come spettatore ho avuto la sensazione che il film non giudica mai, che non dà mai un giudizio, non dà... L'idea era prendere una posizione, perché assolutamente bisogna prendere una posizione, che però prendere una posizione è una posizione soggettiva, no? Quindi può anche essere giusta, sbagliata, ma non è un giudizio. Prendere un giudizio e dire io sono oggettivo, quindi guardo questa realtà è così. No, e però ogni volta quando dovevamo girare una cosa ci dicevamo qual è la nostra posizione e la prendevamo fino in fondo, anche difficile. Credo, questa è la nostra fede, questa è la fede della nostra Chiesa e noi ci vogliamo di professarla in Gesù Cristo nostro Signore, amen. A questo punto il Vescovo disegnerà e ti darà uno schiaffo sui pali rotati. A me ha colpito molto bene La bambina straordinaria, ma il profilo psicologico meglio reso per me è quello della catechista. Perché in fondo lì si coglie con grande evidenza che la generosità del tempo è anzitutto una generosità per sé. Quindi è tutta ombelicalmente autocentrata, lei, tant'è che nel primo momento in cui coglie il riso di una ragazzina, come peraltro è normale che capiti, quando uno appunto così anche un po' ben robusta cada a lunga tirata in chiesa durante le prove, no? La reazione è quella di non avere il coraggio di prendere la sberle, ma di usare la prova rituale per dare a lei una sberla, no? Quindi colta profondamente nell'orgoglio, quindi diciamo ha una dipendenza affettiva nei confronti del prete, ha una centratura su di sé, quindi questo profilo psicologico per me è veramente è costruito benissimo, insomma è molto straordinario. E in fondo questo credo esula molto dal film quello che sto dicendo, e in fondo questo certamente è un tema su cui credo come chiese siamo chiamati un po' a riflettere, perché dopo il grande lavoro dei testi di catechismo, adesso bisogna fare i catechisti, no? Dove appunto, perché sono relazioni educative, le relazioni educative sono sempre molto, molto fragili, hanno bisogno di grande sapienza, di grande capacità, ed è il problema nella catechesi, come giustamente diceva lei, anche è il problema della scuola, di tutti i centri educativi. Come l'ha giudicato la Chiesa questo film? Ma a me pare che decisamente in maniera positiva, cioè io ho visto l'Osservatore Romano che in prima pagina addirittura, nello spazio che è dedicato alle nomine dei Vescovi, in genere hanno messo una bella recensione positiva. Poi non posso che citare la mia rivista che è fondata dal 28, la più antica rivista di cinema, quindi molto bene, in genere mi pare molto bene. C'è stato qualche controcanto isolato, però questo è un problema che mi pare più legato al fatto che a volte qualcuno veda un film appunto soffermandosi sull'aspetto superficiale dell'immagine, cioè che cosa vedo. Ma appunto l'intelligenza dello spettatore è quella che sa intus leger, cioè squarciare l'immagine, no?
e quindi andare al di là di essa, cercare i legami profondi, i rimandi continui. Per cui credo che, appunto, mi pare di poter dire che sia stato accolto molto bene, insomma. Abbiamo bisogno di recuperare l'inquietudine provocata dall'arte che spinge l'uomo a interrogarsi sulla vita. La grande bellezza di fede e arte è la capacità di aprire feritoie invitandoci a scoprire il mistero, l'eterno, l'assoluto e il divino. Queste sono parole del Cardinal Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, che Alessandro Lardani ha scelto proprio come slogan di questo festival. Volevo una sua considerazione su arte e fede, proprio sul titolo di questo festival. Beh, è una cosa molto complessa. Ma è complesso perché gli approcci possono essere molteplici, cioè può esserci un approccio storico, per cui è evidente che voi siete in una città in cui lo stesso Duomo dice come storicamente ci sia una liaison molto positiva, forse più di oggi, tra l'esperienza credente e l'esperienza artistica. Penso poi ad esempio a tutta l'esperienza della Bibbia Pauperum, penso insomma a quando la Chiesa fu grande mecenata dell'arte. Ecco, forse un dato culturale che oggi questo rapporto diventa problematico, perché la cultura contemporanea fatica a esibire dei segni religiosi che non siano le copie di segni dell'antico, cioè esprimere oggi un luogo della fede o un crocifisso, una Madonna, è molto complesso, per cui molto spesso si dice beh, una chiesa contemporanea non è bella come il romanico di Sant'Ambrogio di Milano, un crocifisso contemporaneo non è straordinario come quello di Giotto. Esatto, quindi è una cultura purtroppo che continua a citare il proprio passato, ma questo è un dato culturale problematico non solo per l'esperienza della fede, ma credo per l'esperienza in genere, una cultura fatta un po' a patchwork, a citazioni, quindi è un dato culturale su cui riflettere e forse anche su cui investire non solo in termini di risorse, ma in termini proprio di creatività.